Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è il 21 marzo, mercoledì 21 marzo, è il primo giorno di primavera. Tanti auguri, non so in questo caso come si dice. Primavera, svegliatevi bambini, diceva una canzone una volta. Beh, è primavera, siamo contenti. Oggi, anzi, Milano ci ha anche accolto con un tenero e pallido sole, quindi insomma un po' di voglia forse di tornare al caldo c'è, ma quest'oggi parliamo di qualcosa di interessante, perché sicuramente con la primavera è più facile fare, che ad esempio andare a camminare. Però credo che il nostro ospite di oggi non si fermi di fronte a niente, a nessuna intemperia. Sto parlando di Giuliano Mari, che è un camminatore, uno scrittore ed anche un clown di corsia, infatti conosciuto dai più come Zio Buio, giusto? Tutto giusto. Tutto buongiorno giusto. A tutti e buona primavera allora. Buongiorno Giuliano, grazie mille di essere qui con noi oggi. Grazie. Allora, mi ha detto un camminatore, facciamo l'elenco, no? Allora, un camminatore perché è ormai da una vita che sì, beh, ti muovi in questa maniera, lentamente come si dice. Esattamente, allora io ho sempre amato camminare, mi è sempre piaciuto, però da quando poi sono andato in pensione dal 1 gennaio del 2008, trovandomi ad avere a disposizione una catasta di tempo libero, ho detto adesso voglio cominciare a divertirmi. Camminare per me vuol dire, ha voluto dire sperimentare che cosa vuol dire mettersi sulle spalle uno zaino con dentro le poche cose essenziali e percorrere quei cammini antichi, meravigliosi, che noi in Italia ne abbiamo uno fantastico, che si chiama la Via Francigena. Ho cercato su internet che cosa voleva dire, che cosa poteva comportare, ed è stato un amore a prima vista. Nel 2009 ho cominciato a camminare e ho fatto la mia prima Via Francigena. Anzi, nel 2008 sono partito dal Monginevro e sono arrivato fino a Roma, 1000 chilometri circa in un mese, in 40 giorni. L'anno dopo ho detto no, voglio provare a farla dal Gran San Bernardo, e avendo tutto quel tempo e la passione sono partito dal Gran San Bernardo. Ricordiamo, la Via Francigena è una via lunghissima perché parte in quel di Canterbury. Esattamente, giusto? La Via Francigena è una via della quale si ha notizia nel 990, perché l'arcivescovo Sigerico venne da Canterbury a Roma per ricevere l'investitura papale. Quando ritornò, e allora si veniva e si tornava a piedi, non come adesso. Non è una scelta all'epoca, era così. Quando ritornò tenne un diario di, e allora le chiamava Mansiones, Mansiones sta per tappe. Uh-huh. E quindi noi abbiamo questo diario datato 990, nel quale si parla per la prima volta ufficialmente della Via Francigena, ma la via era percorsa già. La prima guida ufficiale della Via Francigena è stata quella, però la Via Francigena era percorsa già da prima, perché i pellegrini da prima del Medioevo seguivano questi cammini per raggiungere le tre peregrinaciones maiores, cioè Santiago di Compostela, Roma e Gerusalemme. Quindi la Via Francigena parte da Canterbury, raccoglie tutti i pellegrini, diciamo, dell'Europa nordica, entra in Italia dal Gran San Bernardo e dopo 1000 chilometri arriva a Roma. E io l'ho percorsa dal Gran San Bernardo, nel 2009 dal Gran San Bernardo. Tutta la parte italiana la percorsa, Esatto. Quindi, perfetto. Verrebbe quasi scontato capire poi come uno fa a diventare scrittore però a questo punto, perché insomma con tutto questo camminare, con tutto questo vedere, conoscere, insomma immagino... sono quanti chilometri sono da San Bernardo a... Dal San Bernardo a Roma sono un migliaio di chilometri. E ci ha messo quanti giorni? Io ci ho messo 40 giorni, 39 giorni. In macchina un giorno ed è fatta. In macchina, sì, la fai in macchina e arriva la sera. Quindi immaginiamo come proprio ho una visione completamente diversa di quello che potrei fare appunto facendo il mio viaggio normale col treno, con la... Esattamente, esattamente. Allora, diciamo la motivazione, noi siamo 60 milioni di italiani, uh-huh, e ognuno potrebbe avere una motivazione diversa per fare la Francigena. La mia motivazione è stata quella, io sono stato mosso dalla curiosità. Io sono profondamente innamorato della mia terra, dell'Italia, mi piace, e ogni occasione che ho per poterla conoscere meglio la voglio sfruttare.
E sono oltretutto profondamente convinto che per conoscere bene una terra e le persone che ci abitano, la cosa migliore è quella di camminarci sopra a piedi e lasciare che la nostra anima entri in contatto con l'anima della nostra terra. Quando succede questa magica alchimia, succedono cose meravigliose, perché si arriva a un punto che il fisico, le gambe camminano per conto loro, mentre la testa, libera da pensieri, è padrona di vagare in ambienti e di ragionare su argomenti dei quali nella vita comune non si ha il tempo, si è oppressi dalle bollette, dagli appuntamenti e dalle cose, e questa è una cosa meravigliosa. Quindi cosa succedeva? Che ogni giorno, quando io arrivavo dove dovevo arrivare, dopo essermi fatto la doccia, aver fatto il bucato, perché bisogna lavare le cose che si hanno addosso, perché se no non va bene. Se la controlla a fare francese, no. Io cosa facevo? Scrivevo un pensierino, okay. No? Quindi dopo 39 giorni avevo 39 pensierini che non avevo più letto. Quando sono arrivato a Roma ho detto: fammi vedere, li ho riguardati, mi sono tornate in mente un sacco di cose, un sacco di incontri, alcuni particolarissimi, un sacco di ricordi. Quindi ho rimpolpato quei pensierini ed è venuto fuori un diario di viaggio. Che poi ed è venuto fuori questo giusto? Questo libro. Questo libro che si chiama Camminando sulla via Francigena dal Gran San Bernardo, 1.400.000 passi dal Gran San Bernardo fino a Roma. Ma vedi, quando si cammina e si ha un sacco di tempo, camminando io dicevo: bene, ma chissà per arrivare fino a Roma quanti passi dovrò fare. E allora, avendo il tempo, fai delle cose anche particolari e curiose. Ho contato quanti passi facevo tra un'attacca e l'altra dei 100 metri, okay. C'erano i paracarri, e ho scoperto che facevo circa, che il mio passo era lungo circa 70 centimetri. Okay. Quindi ho fatto un conto, 1000 km diviso 70 centimetri è venuto fuori un qualche cosa che si avvicina al 1.400.000 passi. E poi ci sono stati tanti altri discorsi su questo tipo, tanti altri ragionamenti belli da fare. Che è bello, perché possiamo trovarli appunto dentro questo diario, che poi è un racconto, che poi appunto è un insieme di incontri, di storie, di Italia, proprio verrebbe dire, nel senso, sì, di paese. Possiamo veramente scoprire il nostro paese attraverso questo racconto. C'è un episodio che mi piacerebbe raccontare. Prego. È un incontro, perché sono gli incontri. Io l'ho fatto diverse volte questo cammino. I miei amici mi dicono: ma come l'hai fatto una volta, cosa lo rifai? Sì, certo, quella chiesa, quel sasso, quella strada c'è, ma la gente, le persone che incontri non sono mai le stesse, oppure sono le stesse ma ce ne sono anche delle altre. E allora questo episodio, che a me è piaciuto moltissimo, è stato molto toccante, è questo. Stavo camminando dalle parti di Groppello Cairoli, in mezzo alla campagna. Avevo il mio zaino, i miei scarponi, faceva caldo e andavo assorto nei miei pensieri. A un certo momento mi ha superato un signore con una tuta da jogging e stava facendo la sua corsetta. Mi ha superato, poi si è girato e è tornato verso di me sorridendo e mi ha chiesto: ma tu sei un pellegrino? Beh, insomma, zaino in spalla, scarponi, in mezzo alla campagna, così, sì, sto andando, sto facendo il mio cammino. Dove vuoi andare? Io dico: sono sulla strada per Roma, vorrei arrivare a Roma. E lui mi fa: ma guarda, è una cosa bella, anche a me un giorno piacerebbe fare una cosa del genere. Poi si ferma, mi guarda un attimo e mi fa: senti, ma potrei dire una preghiera per te? Io sono rimasto un po' sconcertato, poi ho detto: una buona preghiera non si rifiuta mai. Quindi lui si è messo di fronte a me, ha incrociato le mani e ha detto: signore, questa persona sta facendo un cammino lungo e forse potrà essere anche pericoloso. Io vorrei raccomandartelo in maniera tale che tu lo possa proteggere, facendo in modo che lui possa arrivare fino a destinazione senza avere dei problemi. A me è venuto da dire amen. E poi l'ho guardato e ho detto: senta, reverendo, vorrei ringraziarla per quello che ha fatto. E lui mi ha detto: ma perché mi hai chiamato reverendo? E ho detto: ma insomma, io sto camminando nel nulla, una persona mi si avvicina che non conosco e mi chiede se può dire una preghiera per me, la cosa che mi viene in mente da pensare è che sia un sacerdote. E lui mi ha guardato con un bel sorriso e mi ha detto: guarda, io ho
Una moglie bellissima che amo moltissimo. Ho tre figli che mi danno delle bellissime soddisfazioni. Sono un imprenditore. Ho un'azienda che dà da lavorare, che dà da mangiare a 50 famiglie. Non sono un sacerdote, però perché bisogna pensare che se uno vuole dire una preghiera per qualcuno che non conosce, debba per forza essere qualcuno che lo fa d'ufficio, un sacerdote? Io non sono un sacerdote, però ho pensato che tu, facendo quello che stai facendo, potessi avere bisogno della protezione del Padre Eterno. Io sono credente e questo secondo me è il miglior regalo che ti potevo fare. Appreso. Ha ripreso la sua strada e se n'è andato dopo avermi salutato. Io sono rimasto onestamente piuttosto sconcertato, perché non è una cosa che capita tutti una i giorni. Una bella lezione di vita. Se tu ci vai col treno, se tu ci vai con la tua automobile 3000 fuori, queste cose non ti succedono perché tu non ti metti in gioco. Ma nel momento in cui tu ti alzi dal divano, ti metti queste scarpe comode e pensi di farti un bel regalo, cioè di metterti uno zaino e di camminare su uno dei tantissimi sentieri che avvolgono l'Italia come un salame, come la rete del salame. Ecco, l'Italia è il salame, la rete sono i cammini. Se tu decidi di farti questo regalo, le cose bellissime che ti possono succedere sono infinite, come queste e tantissime altre. Ma Giuliano, andiamo avanti perché dobbiamo arrivare poi a raccontare un'altra storia. Sono chiacchierò. È molto bella la tua storia e appunto possiamo trovarla in quel libro. Ma poi non ti sei fermato lì, perché un'altra passione che hai è quella di fare il clown di corsia, quindi portare un sorriso a quei bambini che magari hanno un po' più difficoltà in certi momenti a sorridere. Sì. E che sappiamo benissimo che poi invece dopo che passi tu fanno fatica a non smettere di sorridere. Insomma, bisogna quasi star lì a fare basta adesso, rischiamo quasi di dover sedare perché è passato zio Buio. Unendo queste due cose, ho detto io devo raccontare questa storia ai bambini, io devo portare le mie emozioni, i miei viaggi ai bambini. Sì. E insieme appunto all'associazione di cui fai parte e a tante persone che hai incontrato lungo il cammino, per proprio da dire, avete creato finalmente dopo varie prove, mi dicevi, un bellissimo libro, una favola, Le fantastiche avventure di zio Buio, proprio per portare questo racconto ai bambini. Ma poi anche lì non vi siete fermati, siete andati avanti, quindi raccontami bene cosa avete fatto con il libro e fin dove siete arrivati adesso. Certo, allora prima di tutto volevo spendere una parola sulla clown terapia. Io faccio parte di un'associazione di clown terapia che si chiama VIP Onlus, è una federazione e ci siamo in 55 città italiane. In ogni città il gruppo di clown ha un nome diverso e particolare. A Milano siamo i Dutour Clown. E questo è il lato clown terapico. L'altra passione che ho, come avete capito, è quella di camminare. Faccio parte di un'associazione di camminatori che si chiama Camminando sulla Via Francigena, il cui scopo principale è quello di far conoscere e di diffondere la conoscenza della Via Francigena in tutti i modi possibili e immaginabili. Infatti organizziamo dei caffè letterari, degli aperitivi, degli incontri sulla Francigena che durano un fine settimana, e durante questi incontri è successa una cosa meravigliosa che ha dato il via a questo progetto al quale noi teniamo moltissimo e che si chiama Camminiamo coi bambini. Stavamo raccontandoci delle storie di cammino e a un certo momento è arrivata una nostra amica che si chiama Rita Corapi e ci ha detto sentite, io sono un'educatrice, perché tu zio Buio che hai camminato e sei andato a destra e a sinistra non racconti in un libro illustrato che noi come associazione possiamo produrre, non racconti le tue storie e queste cose poi noi andiamo a raccontarle ai bambini. Progetto che ha fatto venire la pelle d'oca immediatamente a tutti quelli che stavano ascoltando. Grande entusiasmo, ma da dilettanti è difficile trasformare un sogno in una realtà. Poi ci siamo incrociati, abbiamo conosciuto una coppia eccezionale. Lui si chiama Enrico Ernst e fa lo scrittore per bambini, ha pubblicato dei libri, diversi libri, e tiene dei corsi di scrittura. Lei la sua compagna si chiama Daniela Tediosi ed è un'illustratrice. Abbiamo spiegato qual era il nostro progetto e questo è il risultato. Questo libro lo faccio vedere intanto. Ecco, un racconto che intanto faccio da valletta, te lo faccio vedere.
Cosa è successo? Che Enrico ha preso il mio diario di viaggio, lo ha letto, gli è piaciuto e ne ha elaborato una fiaba, una storia per bambini. È una storia per bambini nella quale Zio Buio, io e lui che diventa un mio ipotetico nipote di una dozzina di anni, Henry, partiamo dal Gran San Bernardo e scendiamo lungo le sette regioni che dividono il San Bernardo da Roma, camminiamo per 1000 chilometri facendo incontri strani, fantasiosi, mirabolanti e arriviamo fino a Roma. Ponte di Pavia qui c'è. Sì. Allora, avevamo bisogno, era bella l'idea, però avevamo bisogno di fondi per realizzare questa cosa, per pagare i professionisti, per stampare, per produrre questa, per realizzare quest'opera. Abbiamo fatto quindi una raccolta fondi, avevamo bisogno di 3.500 euro, ma ne abbiamo raccolti 1.000 di più. E questo ci ha stimolato, perché fare cacciare i soldi in questo periodo alla gente, se la cosa non è bella, i soldi non li tirano fuori. Quindi noi abbiamo avuto in mano alla fine questo libro. Che cosa ne abbiamo fatto? Ne abbiamo fatto questo. Tutto nasce a Cinisello, quindi abbiamo presentato il libro a Cinisello e tramite il comune siamo arrivati all'assessorato per la pubblica istruzione. Nel comune di Cinisello, ma credo in tutti i comuni, esiste un libricino dove possono essere iscritti i progetti che poi gli insegnanti, le maestre delle scuole elementari e gli insegnanti delle scuole medie possono andare a vedere, possono scegliere uno di questi progetti paradidattici da portare avanti durante l'anno scolastico. Noi abbiamo iscritto il nostro progetto in questo libricino perché pensavamo che fosse doveroso farlo, senza aspettarci molto di più. E invece è successa una cosa inaspettata, un botto incredibile, perché siamo stati contattati da diverse maestre e siamo andati a fare la presentazione di questo libro in sette classi delle scuole, tra scuole elementari e medie di Cinisello Balsamo. A questo punto abbiamo però, col tempo, ci siamo migliorati, siamo cresciuti e adesso possiamo offrire un pacchetto. Un pacchetto. Cosa vuol dire il pacchetto? Vuol dire che è un pacchetto che si articola in sei incontri. Il primo incontro ci siamo io, con il mio moccio in testa e il mio naso rosso da clown, insieme ad Enrico, che raccontiamo la nostra storia. Leggiamo in maniera recitata alcune fasi, alcune tappe del libro. E quindi tra lo zio e il nipote anche vedo qui se e quindi rompiamo il ghiaccio con gli alunni. Poi ci sono due incontri nei quali Enrico, lo scrittore, torna nelle classi e suggerisce un tema. Il tema può essere: ragazzi, adesso voi descrivete un viaggio immaginario che vi piacerebbe fare per raggiungere una meta anche fantastica su un altro pianeta in fondo al mare, sulla luna, e durante questo viaggio incontrerete un personaggio immaginario, un cane che parla, una foca che ride, un cane, cose fantastiche, le più belle, quelle che voi avete nella mente. Due incontri. Durante questi due incontri i ragazzi scrivono e scrivono quelle che sono le loro impressioni, le loro sensazioni, e già lì è una cosa meravigliosa. Dopodiché, dopo questi due incontri, arriva Daniela, l'illustratrice del libro, prende quello che i ragazzi hanno scritto, lo ridistribuisce e dice: ragazzi, voi avete scritto la vostra storia, bene, adesso noi la illustriamo. Cosa vuol dire? Vuol dire che viene distribuito a ogni ragazzo, a ogni scolaro, la carta, le carte colorate, la colla, e con la tecnica... Scrivi di lì e di qua, aspetta che dopo esatto. Lo faccio vedere io, eccolo qua. E con la tecnica del collage a strappo, i bambini, gli alunni illustrano la storia che loro hanno raccontato. Vi posso garantire che sono dei capolavori. Quando noi li abbiamo raccolti e li abbiamo rilegati alla buona per ottenere questo libro, noi ci siamo resi conto che avevamo in mano dei capolavori.
la storia e la illustrazione. Ogni classe alla fine, diciamo, del progetto diventa proprietaria di questo libro, e questa è una cosa bellissima, perché si considera il libro come, non più come qualche cosa di passivo. Io vado in libreria, mi compro un libro e me lo leggo. Qui invece è un gioco, giochiamo a costruire un libro. Ogni bambino partecipa alla costruzione di questo libro ed è una cosa meravigliosa. L'ultimo incontro, quindi sì, la presentazione, la presentazione, due laboratori di scrittura, due laboratori di manualità. L'ultimo incontro forse è il più toccante, perché è quello che noi chiamiamo l'incontro di restituzione. L'incontro di restituzione vuol dire che noi invitiamo gli alunni, gli insegnanti e i genitori a partecipare a questo incontro, e invitiamo i genitori a leggere davanti a tutti, naturalmente se lo vogliono fare, quello che il loro figlio ha scritto ed ha illustrato. E vi posso dire, io ho partecipato a questi incontri, vi posso dire che l'adrenalina è a mille ed è veramente piacevole vedere queste persone che sono più timide, i genitori sono più timidi dei ragazzi, che leggono queste cose, e qualche volta ci scappa anche la lacrimuccia. Ah. Allora, abbiamo capito, quindi, un progetto davvero interessante che a Cinisello Balsamo ormai è consolidato quasi, sì, negli anni scolastici, sì, delle scuole, sì, elementari di Cinisello. Ma che a Milano non è ancora arrivato. Quindi facciamo qualcosa per portarlo a Milano, giusto? No, questo è uno dei motivi per cui io vi ringrazio di avermi invitato. Ma noi siamo ben contenti di darvi voce e spazio. Allora, a Milano abbiamo deciso di esportare anche a Milano questo progetto, perché ci sembra un qualche cosa che valga la pena di essere bevuto e centellinato fino in fondo. Abbiamo avuto già un contatto che si è finalizzato. Inizieremo in una scuola elementare, la scuola Leonardo da Vinci, durante il mese di aprile faremo la presentazione, porteremo avanti i laboratori e anche la restituzione. In un'altra scuola dall'altra parte di Milano abbiamo ottime possibilità di entrare con questo progetto, e lo presenteremo alla grande durante il mese di aprile, durante un evento che si chiama Energiadi, che coinvolge molte scuole di Milano e della Lombardia, credo. E poi sono tornato appena ieri da Casal Pusterlengo, dove in un'altra scuola molto grande di Casal Pusterlengo avevano raccolto 5 classi di quinta media, e abbiamo fatto più che una presentazione del libro, perché era troppo dispersivo con tutta quella gente. Abbiamo parlato della Via Francigena, gli abbiamo offerto la possibilità di portarli a camminare sulla Via Francigena, perché corre proprio vicino a Casal Pusterlengo. I bambini poi non camminano, diciamoci la verità. Sì, camminano, avrebbero forse molta più voglia di camminare se non fossero qualche volta abbandonati davanti alla televisione, o peggio ancora con la PlayStation in mano. Il nostro obiettivo è quello di dire, perché ogni volta che noi andiamo in una classe e finiamo il discorso, lasciamo uno di questi libri in dono che i ragazzi possono prendere, portare a casa e far vedere. E noi siamo sicuri che è già successo che un bimbo, tornando a casa con questo libro, si è andato dal papà o dalla mamma e vi ha detto: guarda, oggi è venuto una persona strana in classe, cioè aveva il mocio in testa, aveva il naso rosso, insieme a un altro hanno raccontato una storia di una strada, di un cammino bellissimo che scende dalle montagne con la neve, hanno visto degli animali, hanno visto delle belle città, le fontane, i parchi, eccetera, hanno attraversato i boschi. Papà, ma sai che bello? Papà, ma perché non ci andiamo anche noi a fare un giro là? Questo è il nostro, ci auguriamo che questo possa succedere sempre più spesso. Sicuramente è già successo, perché ne abbiamo la controprova quando i ragazzi, i bambini ci parlano. Ma questo sarebbe veramente voler dire avere fatto un botto incredibile. Allora, se la storia di Giuliano vi interessa, se volete sapere di più sul progetto delle scuole e tutto, Giuliano, l'associazione Tutto, saranno questo weekend a Milano.
Sì, siamo presenti. Siete presenti a fare la cosa giusta. Siamo presenti a fare la cosa giusta, il padiglione 3, stand QB2. Lì potrete incontrarci, potete anche andare sul sito dell'associazione, della nostra associazione di camminatori, che si chiama Camminando sulla Via Francigena. Il sito è www.viefrancigene.com e lì avrete tutte le informazioni relative alla Via Francigena, a quelli che sono i nostri progetti. Nei commenti della diretta abbiamo già messo anche il link alla pagina Facebook, quindi comunque potete trovarli senza problemi e chiedere tutto quello di cui hanno bisogno, possono chiedere a voi, immagino. Questo progetto voi più lo portate in giro più siete contenti, cioè vorreste invadere le scuole milanesi con questa bellissima virus del sì, vogliamo ammalarli, volete farci ammalare di camminata e ben venga, insomma. Certo, tra l'altro chi si ammala di cammino si ammala di una malattia che fortunatamente non ha nessun antidoto, cioè quando cominci ti ammali non devi fare altro che è una dipendenza, è una bellissima dipendenza, sì, è una droga dipendente, è una bellissima dipendenza. Droga dipendenza che però fa molto bene anche, fa molto bene sicuramente anche a livello fisico, ma poi come ci spiegava Giuliano anche a livello diciamo di spirito dell'anima, cioè assolutamente comunque, sì, davvero ogni tanto rallentare come si dice spesso non sarebbe male. Qui non potete fare nient'altro perché sono i vostri piedi e la vostra velocità, dovete arrivare in un posto, quelli sono i chilometri, non c'è scorciatoia, non c'è treno, non c'è macchina, quindi è vero, quello è, e dovete fare i conti con voi stessi e con quello che vi circonda. E mi viene da dire che forse un po' la gente ha anche un po' paura di poi mettersi a fare i conti con se stessa, perché secondo me è per quello che si buttano su un freccia rossa e via, perché insomma poi quando trovi lì come dicevi tu con le gambe dopo un po' vanno da sole. E a quel punto la testa che non deve pensare a nient'altro, non ha più da pensare alle bollette, a tutti i drammi, alle miserie della vita quotidiana, come diceva la pubblicità, insomma. Giuliano, davvero, ci hai fatto venire voglia di prendere e partire già oggi pomeriggio, che chiudiamo tutto e ce ne andiamo. Speriamo di vedervi in tante scuole, vi verremo a trovare a fare la cosa giusta. Grazie mille. E siamo proprio contenti di averti avuto qui oggi con noi, grazie mille a te, grazie per tutto il lavoro che fate tutti insieme per portare in giro questa bellissima pratica che è appunto il camminare e il conoscere il nostro paese dall'altro punto di vista, verrebbe da dire, ecco. Io ringrazio assolutamente voi per la disponibilità e per questa bellissima occasione che ci avete offerto di far conoscere chi siamo, cosa facciamo e a chi ci rivolgiamo. Grazie mille a tutti. Grazie allora a Zio Buio, al secolo Giuliano Mari, grazie davvero tanto. Noi invece ci vediamo oggi pomeriggio alle ore 18 con l'edizione serale di Milano All News e Good Morning Milano torna domani alle 12.30, sempre qua in diretta su Milano All News. Grazie mille a tutti, arrivederci, a presto. Grazie.